Credevo fosse uscito. Come va, Beppe? Ho fatto il primo ciak. Tanto per riscaldarmi un po'. Sai, non è un film facile. Sei contento? Beh, sì. Ci credo. È l'unica cosa che lo interessi in questo momento. A chi vuoi darla a intendere, Beppe? Di che cosa puoi essere contento? Una cosa finisce, un'altra comincia. È così. Non c'è niente di cui essere contenti o scontenti. Non cambia nulla. Perché m'hai chiamato? Per dirmi queste stronzate? Volevo vederti. Perché? Per capire cos'era cambiato. Cosa vuoi che sia cambiato? Niente. Appunto. Avevo ragione io. Non cambia niente. Parli come scrivi, Sandro. Non si capisce un accidente. Non ti preoccupare. Tanto ho smesso. Hai smesso? Perché? Cosa vuoi fare? Quello che ho fatto tutta la vita. Niente. Senza più problemi o alibi, però. Niente. Nessuno sentirà la mancanza di uno scrittore mediocre. Non ti preoccupare, Beppe. Gli passerà anche questa crisi. Lo sappiamo tutti e tre che gli passerà. Tornerai a trovarci? Sì, certo, tornerò. Perché non dovrei tornare? Non è cambiato niente, no? L'hai detto tu. Ho capito bene. Mio caro, c'è poco da capire. La cifra è molto alta questa volta, Ma ne vale la pena, è il mio film. E poi te li ho sempre restituiti, no? Facendo salti mortali. Questi sono cavoli miei. Beh, fino a un certo punto, però. In questo momento il tuo credito è praticamente zero nel giro. Sai, io sono rimasto l'unico a cadere ancora nelle tue trappole. Perché sei un mecenate. Sei così pieno di soldi che ormai tiri alla gloria. E sai che con me, prima o poi... Finirò in galera. Senti, non sfottere. Primo perché non ci sto. Poi perché non te lo puoi permettere. Il che, gira gira, è la stessa cosa. Ho capito, Giorgio. Allora è un no. Non puoi farlo adesso. Il film è ormai varato e alla fine della settimana devo pagare la troupe. Se sabato non mi presento con i soldi in bocca, quelli sospendono la lavorazione. Infatti è proprio per questa ragione che ho voluto vederti. So benissimo quanto ti stia a cuore il finanziamento del film.